Buongiorno, oggi è lunedì 29 marzo, benvenuti al consueto nostro appuntamento quotidiano con la rassegna stampa per vedere un po' che cosa scrivono quest'oggi i giornali e per approfondire magari alcuni argomenti legati all'attualità. Vediamo subito la pagina di apertura del Corriere della Sera, dove ci sono riferimenti alla situazione politica e soprattutto alle conseguenze anche che l'emergenza sanitaria sta determinando nelle scelte del governo. Per esempio nelle scuole, scuola un caso le bocciature, presidi e studenti, meglio tutti promossi ma con i recuperi. Bonaccini critica De Luca sullo Sputnik, le regioni chiedono prudenza sulle riaperture, l'Unione Europea passaporto sanitario a giugno. Questa è un po' la situazione, scuole e scrutini, didattica a distanza e bocciature, il tavolo scotta, i presidi attendono l'ordinanza del ministro che faccia chiarezza, ma nel frattempo le indicazioni sono quelle pre-Covid, è possibile bocciare. Dirigenti e studenti frenano sulla questione. La destra moderna che serve è il commento di Ernesto Galli della Loggia, il quale mette in evidenza quello che può essere il ruolo oggi della destra, non soltanto in Italia ma più in generale nell'intera Europa. I conservatori oggi, qual è la loro funzione, il loro ruolo e come possono posizionarsi nell'ambito del panorama politico attuale. Poi altre notizie, per esempio qui a centropagina questa fotografia, morta per overdose, preso lo spacciatore, la famiglia Urbani, Maddi non superò l'addio del papà eroe, Maddalena Urbani, 20 anni, è la figlia dello scienziato Carlo e 3 giorni fa è morta a Roma per una overdose. Vediamo adesso la Repubblica. Va detto che il titolo di Repubblica è un titolo di carattere tecnico, rivolto soprattutto ad analizzare la situazione sanitaria e il carico delle terapie intensive. Allarme terapie intensive, i segreti dell'emergenza. Il Ministero della Salute afferma che iniziano i giorni più duri, vale a dire quelli più difficili e impegnativi, dove ci sarà il picco di ricoveri, ospedali al limite in 13 regioni, dietro la crisi e corsie chiuse, ventilatori non consegnati, pochi medici, quindi ci sono problemi in alcuni ospedali italiani di organizzazione, di strutturazione e disponibilità di risorse. I NAS indagano sui dati forniti al governo. I magistrati dal canto loro avvertono vaccinateci o la giustizia si ferma. Questa è un po' la situazione rappresentata da Repubblica. Poi l'editoriale di Ezio Mauro, i naufraghi di Italia a cui parla Salvini, quindi riferimento anche alla situazione politica italiana e nello specifico alla Lega. E poi qui questa fotografia, le stragi della giunta militare in Myanmar, le stelle cadute del martirio birmano, qui a Londra, fiori per le immagini dei morti all'ambasciata del Myanmar a Londra. Vediamo adesso la Nazione, il passaporto per tornare a vivere. In giugno il certificato vaccinale europeo per viaggiare sicuri, dalla Spagna alla Germania, concerti e partite senza contagi. Gli esperti svelano come sarà il mondo post pandemia. L'Associazione Nazionale Magistrati chiede di vaccinare i magistrati o si rischia il caos per i processi, vale a dire si rischia il rallentamento della giustizia a causa appunto dell'eventuale indisponibilità di magistrati. Poi ancora un calcio all'odio social e si torna ancora a parlare dell'abbandono di Prandelli dalla panchina della Fiorentina e soprattutto il tecnico cerca di capire, di spiegare esattamente i motivi di questo suo abbandono e stigmatizza, critica, prende posizione, smentisce quelli che sono stati i contenuti di alcuni post apparsi sui social che hanno dato in fondo una interpretazione diversa da quello che realmente è successo. Poi qui a fondo pagina la scomparsa di Enrico Vaime ha dato voce all'Italia, Vaime il genio della TV, la scomparsa di Enrico Vaime, inutile dire che cosa sia stato Enrico Vaime per la televisione italiana, ha firmato moltissimi programmi di successo, uomo di cultura, persona di grande ironia verso il mondo civile e anche e soprattutto verso se stesso. Vediamo la cronaca di Arezzo della Nazione. È già zona rossa e non fa più paura perché tutta la Toscana è in zona rossa da oggi, scatta il provvedimento nel resto della Toscana, Arezzo lo sappiamo lo era già da alcuni giorni, qui il semaforo più severo non ferma il movimento, calati solo di un quinto, vale a dire il calo dei contagiati è più lento rispetto a quanto era prevedibile. Il momento di invertire la rotta, il commento di Salvatore Mannino. Poi ancora una luce nel buio, contagi sotto 100, non accadeva da tempo, i dati sono dati comunque che rimangono critici.
Vediamo di questi dati: il numero di nuovi casi positivi nella ASL Toscana Sud-Est è di 191, di cui 99 nella provincia di Arezzo e 36 nel capoluogo, per i quali sono stati effettuati 1.114 tamponi. Le persone positive in carico sono 2.274, si segnalano 65 guarigioni e nessun decesso, 107 pazienti ricoverati in bolla Covid, 21 in terapia intensiva. Questo è un po' il punto della situazione. Vediamo all'interno adesso. Zona rossa, scarsi effetti, i contagi non arretrano, solo ieri una prima frenata. Il quadro sanitario e la campagna anche di vaccinazione, perché ormai l'aspetto è un aspetto strettamente collegato e parallelo, direi. Pasqua mutilata, stangata a negozi e locali, questo è l'altro aspetto, vale a dire le difficoltà che stanno vivendo in questo periodo molti esercizi commerciali di vari settori. Chi può aprire taglia gli orari nel deserto. Gli affari a picco, scrive La Nazione. Abbiamo visto anche le stesse categorie economiche che hanno segnalato la necessità di intervenire subito per quanto riguarda i ristori. La zona rossa non è più uno spauracchio, gli spostamenti calano solo di un quinto, non vi è l'effetto paralisi di primavera, anche perché il lavoro continua, ad eccezione di negozi e scuola, in didattica a distanza e la domenica non ci sono crolli. Questa è un po' in generale la situazione. Ma torniamo a parlare un po' della situazione legata all'emergenza sanitaria e soprattutto al modo con il quale le strutture sanitarie stanno rispondendo a questa situazione. L'età dei ricoverati si abbassa, al San Donato aumentano i pazienti complessi e abbiamo fatto il punto con il direttore del presidio ospedaliero, Barbara Innocenti. Siamo davanti al San Donato di Arezzo, sono momenti difficili, diciamo i reparti tengono, ma chiaramente siamo, come abbiamo detto più volte, al limite. L'impegno è tanto, l'impegno è veramente tanto, devo ripetere che i nostri operatori stanno profondendo un impegno straordinario perché sono straordinari, anche perché l'ospedale in questo momento sta reggendo non soltanto sul fronte Covid ma anche in tutte le altre attività che, a differenza di quanto accadeva nei mesi scorsi di picco delle altre fasi epidemiche, sono non soltanto aperte ma frequentate da flussi di pazienti importanti, per cui l'ospedale è davvero impegnato in molti fronti ed è grazie ai nostri operatori se riusciamo comunque a dare le risposte che ci vengono chieste. Noi ci incontrammo qui a novembre, c'era un po' l'altra diciamo momento difficile della pandemia, si aspettava però una terza ondata così? Ma diciamo che in termini numerici forse ce l'aspettavamo. Quello che sta accadendo è una variazione in termini forse di presentazione della patologia. Abbiamo pazienti molto complessi, in ospedale sono ricoverati pazienti molto complessi perché i pazienti positivi che necessitano di un ambiente protetto ma che non hanno una complessità clinica importante hanno oggi, cosa che non accadeva per esempio a ottobre o fino a metà novembre, la possibilità di essere ricoverati in strutture intermedie. Quindi l'impegno che questi pazienti sta dando agli operatori è un impegno particolare proprio per questa motivazione. Sono pazienti complessi. Diamo ancora qualche altra notizia sulla situazione attuale legata all'emergenza sanitaria. Grazie alle USCA, le squadre speciali formate da medico e infermieri che in quest'anno di Covid hanno seguito a casa migliaia di malati, la vaccinazione agli ultrafragili procede più spedita e a domicilio. Questa è una notizia sicuramente molto positiva. Un aiuto concreto nella lotta al virus potrebbe arrivare anche dagli anticorpi monoclonali. A Pisa è stato aperto il centro di sperimentazione. Poi ancora l'ematologia del San Donato, anche se rallentata, così come altre attività causa coronavirus, causa Covid, continua a garantire tutte le risposte ai pazienti. In atto una collaborazione con l'ospedale delle Scotte, centrale il Day Hospital al San Donato, dove sono stati anche riattivati posti letto. Questa è un po' la situazione, vogliamo dare queste buone notizie anche come messaggio in fondo di speranza per uscire prima possibile da questa situazione così complessa. Torniamo alla Nazione, adesso vediamo qualche altro titolo. L'Ebole, per esempio, ore decisive verso la firma, convenzione vicina, appello ad ANAS. Lavori la grande incompiuta, lo spazio che attende di essere riqualificato. Poi oltre 500.000 per la scuola, 500.000 euro per la scuola di Alberoro, quindi il piano degli investimenti promosso dal Comune
dal comune per l'edificio scolastico e quindi lo sport. Per quanto riguarda l'Italia, meno Belli, più Belotti, gol e palo del Gallo. L'Italia non brilla, ma fa 2-0 in Bulgaria. E per quanto riguarda poi l'Arezzo, purtroppo Arezzo è sconfitto immeritatamente dal Sud Tirol. Buona prova degli Amaranto che però confermano limiti evidenti in attacco. L'Arezzo dunque ha perso in trasferta a Bolzano contro il Sud Tirol. Va detto che l'avversario è sicuramente una delle formazioni più qualificate e meglio attrezzate di questo campionato, però in fondo l'Arezzo ieri il pareggio lo poteva anche meritare. Ascoltiamo il commento, il resoconto sulla partita di Andrea Lorentini. Arezzo a Bolzano con molte assenze, Stellone schiera i suoi con un 3-5-2 elastico, Sussi fa il quinto a sinistra mentre Benucci è confermato in mediana, davanti Jacuponi vince il ballottaggio con Cutolo per affiancare Perez. Tutto confermato nel Sud Tirol con l'esperto Fischnaller a guidare l'attacco ed è proprio quest'ultimo al settimo a scrivere sul taccuino la prima nota del match. Il sinistro in corsa è però strozzato e si perde sul fondo. La gara è equilibrata, l'Arezzo mostra personalità, gli altoatesini faticano a sfondare, le occasioni latitano ma la partita si gioca su buoni ritmi, funziona la strategia di Stellone che imbriglia il fraseggio avversario. Solo intorno alla mezz'ora si accende Casiraghi, scarico per Voltan, la cui botta di destro sfiora il set alla destra di Sala. È la prova generale del vantaggio perché al minuto 32 Jacoponi perde una palla in uscita. Casiraghi si ritrova la chance giusta dal limite, il destro è potente angolato. Sala sfiora soltanto e il Sud Tirol la sblocca. 12° gol stagionale per il trequartista di Vecchi che punisce l'errore Amaranto. La rete ferisce ma non abbatte l'Arezzo che prova subito a reagire. Al minuto 38 Perez manda sopra la traversa il pallone del possibile 1-1. Il Sud Tirol perde Voltan per infortunio dentro rover. La ripresa si apre ancora con una chance per Perez, il movimento a liberarsi del difensore buono, il sinistro è troppo debole centrale. Scampato il pericolo, il Sud Tirol prova a chiuderla ma Fischnaller spreca da pochi passi alzando troppo la mira. Stellone capisce che è il momento di rischiare qualcosa in più e cambia. Fuori Benucci e Sussi, dentro Cutolo Ventola, Arezzo che passa alla più offensivo 4-3-1-2. Gli Amaranto aumentano i giri ma davanti manca sempre la giocata risolutrice. Dietro concedono inevitabilmente spazi, entrano anche Carlette di Grazia per l'ultimo quarto d'ora. Il forcing finale produce un tiro da fuori di Jacoponi. Questa punizione di Grazia disinnescata da Polezzi e la mezza girata di Carletti, troppo poco per evitare la sconfitta. Al 90° la beffa oltre il danno, che rubina per il gomito su Marchi e viene espulso. Un rosso pesante in un reparto, quello arretrato già in emergenza. È l'ultima nota di una gara che interrompe dopo 3 giornate la striscia positiva di un Arezzo generoso e punito oltre i propri demeriti, ma ancora una volta troppo sterile in attacco. Vediamo adesso il Corriere di Arezzo. Caso Guerrina, nuovo sopralluogo. La difesa di padre Graziano, condannato per omicidio a 25 anni, punta alla revisione del processo. Due frati pronti a parlare. Prete positivo qui alla messa dietro la rete. Osserviamo questa fotografia, la messa della Domenica delle Palme con Don Giuseppe sullo sfondo presente ma dietro la rete perché è positivo al coronavirus. Siamo a Staggiano. Vediamo gli approfondimenti nella cronaca di Arezzo del Corriere. Noi lavoratori dei supermercati senza vaccino ma in prima linea, Masco Gasparini, dipendente di un supermercato, afferma che è una scelta sbagliata considerarli non a rischio. Poi la bimba di Fedez e Ferragni fa volare gli ordini di Monna Lisa, la quale incrementa la sua produzione. E quindi visite ed esami, liste di attesa slim, in parte l'abbiamo ascoltato anche dalle osservazioni del direttore dell'ospedale di Arezzo, Barbara Innocenti. Queste sono considerazioni in fondo anche positive. Cronaca giudiziaria, a caso Guerrina, sopralluogo tecnico a Caraffello, nuove verità da celle telefoniche e dai due frati. Quindi si può avere anche un ulteriore capitolo sviluppo giudiziario della questione. Musici alle urne dopo lo stop alla zona rossa. Il gruppo è già riuscito a svolgere assemblea dei soci, nominare la commissione e stilare la lista dei candidati. Poi sicurezza idraulica dell'abitato del capoluogo, progetto in due stralci. Qui siamo alle notizie dei comprensori, Terranuova Bracciolini. Poi ancora da Castiglion Fiorentino, Covid per le cure intermedie anche la Casa della Salute, dove era una volta l'ospedale. Un museo dove nacque la Buitoni, Palazzo Muglioni, ma il progetto non decolla, nuovo tentativo. Poi ancora lavori al campo da basket a Poppi, inaugurazione a maggio. E quindi Casiraghi lancia il Sud Tirol, l'Arezzo lotta fino alla fine, ma non trova il gol del pareggio. La partita finisce 1-0 per il Sud Tirol, mentre invece vola il Montevarchi che supera 3-0 il Follonica e si salda al secondo posto.
Bene, ricordiamo gli appuntamenti di oggi, spunti e spuntini in onda alle 10, poi dopo il TG di questa sera a 9:10 e quindi il nostro consueto appuntamento settimanale con Block Notes. Bene, è tutto per questa edizione della nostra edicola, grazie della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto con i nostri programmi.